Fare impresa oggi è difficile per tutti, per una donna lo è ancora di più, forse c'è bisogno davvero di strumenti che vadano a sostegno e a dare un impulso per questa attività. Sì, questo convegno ha questo scopo, noi cercheremo di, con delle testimonianze pratiche di chi opera nel settore dell'impresa, di dare degli spunti a chi vuole fare qualcosa. Il momento è critico per tutti, quindi magari può essere un input per dire, anche in un momento così critico, di fare impresa, perché soprattutto in alcuni settori, e io parlo del settore turistico, c'è bisogno di imprenditori. Imprenditori però inteso nella maniera più aperta possibile. L'imprenditore nel settore turistico deve essere un imprenditore che deve essere competitivo con il mondo, questo ormai in tutti i campi, ma noi nel turismo purtroppo, nonostante tutto il patrimonio culturale e artistico che abbiamo, siamo dietro a paesi come la Francia e la Spagna. Questo convegno è un piccolo strumento per cercare di dare degli input, di dare della positività a chi vuole rischiare in un momento così particolare. Quali sono le armi che deve mettere in campo un imprenditore per essere competitivo, come dice lei? C'è bisogno di professionalità, quindi c'è bisogno di studio, c'è bisogno di aggiornamenti, di che cosa c'è bisogno realmente? C'è bisogno di formazione, c'è bisogno di essere in grado di confrontarsi con il mondo. Ormai tutti i settori hanno come competitor il resto del mondo. Noi purtroppo siamo ancora a livelli in cui la formazione non viene presa sul serio. Nel settore dell'imprenditoria, ora parliamo in generale, abbiamo anche ancora delle grosse carenze linguistiche, abbiamo ancora delle grosse carenze di formazione specifica, perché ci sono dei settori dove è necessario avere una formazione specifica. Ora il saper tutto non paga più, quindi è importante investire nella formazione, è importante investire negli aggiornamenti, è importante investire nel confrontarsi con gli altri. Con gli altri, e qui parliamo, gli altri sono il mondo, non sono più i nostri vicini, sono il mondo.